Ecco, stiamo andando, ciao amiche e amici della vostra Gattaluna, stiamo andando, così per curiosare un po', il tempo non è granché, stamattina era splendido, alla spiaggia di Sacapannizza, sempre fa sempre parte, comunque siamo sempre in zona Budoni, la spiaggia di Sacapannizza, andiamo a vedere. Ecco, qui alle nostre spalle c'è lo spagno di Sant'Anna. Eccolo lì, molto bello, sì, era pieno di fauna. Quell'agglomerato urbano lì cos'è? Non lo sappiamo. Non lo so perché. Non lo sappiamo, ma vabbè, lo scopriremo. Quindi Sacapannizza, andiamo. Sacapannizza è a fianco di Sant'Anna. È la spiaggia di Sant'Anna, che l'anno scorso abbiamo visto, ma in lontananza, nel senso che siamo andati alla Scogliera, che comunque merita, perché è veramente un posto lunare, suggestivo, molto molto particolare, ed è proprio allo sbocco di una pineta che merita anche lei. Qui insomma siamo proprio all'uscita della spiaggia, visto che il tempo volge al bruttarello, c'è una specie di fuga dei bagnanti. Comunque oggi non c'è assolutamente vento, il vento è completamente caduto, quindi la temperatura è molto piacevole per me, per noi freddolosi. E stamattina abbiamo fatto una giornata in spiaggia e c'era sole, era proprio bello, anzi Sterletto ha fatto anche il bagno. Ma sì, scusate, qui magari il paesaggio non è scusante, perché stiamo praticamente attraversando il parcheggio e tra le altre cose sta piovendo, io ve lo dico. Si può passare di qua? Sì, però io passerei di lì. È meglio. Ah, va bene, io mi fido, eh. Di solito lui ci porta sempre i posti e prima o poi dice: ah, scusate, ho sbagliato. Grande classico. Va bene, ah, lui non ha sentito niente. Eccoci qui, come vedete lui va sempre in una vasca aperta, ed ecco Sacapannizza, una bella struttura qui, ristoratrice, ristorativa, come si dice? Si chiama appunto Sacapannizza, come vedete qui sempre strutture antivento, e questa è la spiaggia che francamente merita, eccola qua. Gente abbastanza pochina, di Lucio. No, perché di lì bisognava attraversare i bar dopo, in mezzo ai tavolini, invece di qui. È un po' più bellina come vista. Qui abbiamo la passatoia per facilitare la camminata, e come abbiamo già visto anche nella spiaggia dove di fronte insomma alla nostra casetta, c'è sempre un angolino, diciamo così, attrezzato con qualche lettino e qualche ombrellone, ma piccolino, insomma con una trentina, ventina, non so, di ombrelloni, il resto è tutta completamente spiaggia libera, che quindi consente vacanze selvagge. Sta piovendo, io ve lo dico, leggermente, qualche goccina portata più che altro dal venticello. Allora, se vogliamo possiamo andare fino a quel ponticello lì, che è il ponticello dello stagno di Sant'Anna, sulla spiaggia di Sant'Anna, la pineta di Sant'Anna. Quella pineta è notevole, ci sono stati l'anno scorso, sì sì, me lo ricordo. E adesso interrompo un attimo, poi riprenderemo alla pineta, se ci arriviamo vivi. Eccoci qui, vi ho risparmiato così un po' l'attraversamento della... c'era un bar, eccetera. E niente, qui siamo sulla spiaggia di Sant'Anna, che come vedete è notevole, merita, veramente è grandissima. Morbida! Sì, abituati ai sassi della Liguria. E qui abbiamo nell'ordine Scogliera di Sant'Anna, qui Pineta di Sant'Anna e quello che abbiamo visto prima laggiù, lo stagno di Sant'Anna, che da qui ovviamente non è visibile perché le dune
lo coprono. Dal ponte si vede. Ok. Come vedete la pineta è foltissima. E sarà anche più confortevole il cammino, perché chiaramente adesso camminando sulla sabbia è piuttosto scomodo. Qui il litorale è roccioso, come vedete, qui comincia, cioè c'è sabbia che poi però termina sempre in una striscia di roccia coperta di alghe secche, seccate proprio dal sole. Infatti vedete anche lì c'è una bordura proprio di roccia, un po' credo che sia la caratteristica di questa, della spiaggia di Sant'Anna, di tutta la sua area, di avere comunque rocce poi che si protendono nel mare, rocce di questo colore caratteristico molto scuro, quasi nere, e anche di forma molto molto particolare, direi di forma variabile, insomma alcune aguzze, alcune sono piatte, abbastanza diciamo poco inusuali, ecco, non sono proprio comuni. Ci stiamo avvicinando alla pineta, magari stoppo. Qui abbiamo lo stagno, qui c'è il Carletto. Sto cercando di evitare le persone. E qui dall'altra parte del ponte si vede tutto lo stagno. Lo stagno di Sant'Anna. Merita, anche lui direi che merita. Ecco qua. Sì, l'odore non è proprio super piacevole, non vi nascondo niente, perché l'acqua è parecchio stagnante. Possiamo passare. E niente, abbiamo proprio beccato un momento di esodo. Sì, di esodo, perché il tempo si è guastato e c'è un certo. L'anno scorso siamo passati sempre verso quest'ora, pomeriggio, tardo, e non c'era nessuno. Eccoci qui. Questa infatti è Sant'Anna Beach. Questa che abbiamo appena visto è la spiaggia di Sant'Anna con relativo stagno. Spiaggia di Sant'Anna. E la pineta. E la pineta, dai. È bella la pineta, è notevole. Guardate, un chilometro due. Guardate questi pini che, come direbbero quelli bravi, che apparato radicale pazzesco che ha questo pino, veramente bellissimo, un po' mezzo secco, forse non è in ottima salute, però forse proprio perché ha queste radici così scoperte. Certo, perché così estese prende l'acqua anche magari a 10 metri di profondità. In particolare, sai che cosa? Sono due alberi, c'è questo sì, che è secco, quell'altro no. Quindi questo, che questo ha proprio tutte le radici affioranti, è pazzesco. Questo è secco perché è il più esposto. Sì, sì, certo, no, ma ci sta, ci sta. Mentre invece gli altri sono più interni e quindi... Chiaro. Tu cosa consigli, di tornare via Pineta? Possiamo andare di qui, dobbiamo fare un largo giro. Ok. Se vogliamo andare la strada più breve, girare, prendere di lato, senza attraversare la duna, cioè c'è un punto dove si può passare. Ok. Oppure devi fare la stessa strada che abbiamo fatto, è indifferente. Se okay, facciamo la strada che abbiamo fatto, se giriamo intorno alla duna, vediamo lo stagno sostanzialmente. Ok, comunque dai, oggi abbiamo visto la spiaggia di Sant'Anna, salutiamo. La scogliera no, non la andiamo a vedere, è troppo lontana? La scogliera è un chilometro in quella direzione. Ah ok, ma... Sì sì, ma l'abbiamo già vista tra l'altro, casomai recupero il filmato e... Ve lo faccio vedere, amiche e amici, ci siamo già stati. Ok, quindi niente, questo videuzzo così un po' alla casalinga finisce qui. Spero di avervi fatto vedere dei posti carini e niente. Noi adesso penso che andremo a Budoni City a comprare magari delle cosine per i ragazzi quando torniamo a casa.
fate quello che vi fa stare bene e naturalmente alla prossima. Questi pini sono stupendi, ne vorrei portare a casa uno.